Licenziati, 80 famiglie per strada, è una vergogna, la sanità pubblica portata al dispetto generale, la politica si assume la responsabilità di non mandare 80 famiglie per strada. Ennesimo giorno di protesta per gli ossicosentini, che sta succedendo? Noi aspettiamo risposte che purtroppo e malauguratamente per le 80 famiglie non arrivano. La soluzione quale sarebbe secondo voi? Ma è una soluzione che purtroppo non la dettiamo solo noi, la dettano i vertici, l'ultimo il ministro Grillo, la ministra Grillo. Internalizzare il servizio vuol dire non solo portare i LEA a dei livelli ottimi di assistenziali, ma il risparmio economico che non è ininfluente, risparmierebbe oltre il 60%, quindi voglio dire un risparmio enorme, e con il resto dei soldi potrebbero essere investiti per ulteriori assunzioni. Ma poi l'ospedale di Cosenza come farebbe senza 92 unità a fronte dei 25 che dovrebbero arrivare? Guarda, potrebbe sopportare questo? Guarda, non per caso noi diciamo che questa è una macelleria sociale. Il problema è stato creato ad hoc, e quando si creano questi presupposti c'è la guerra tra i poveri. Ci sono gli idonei di Reggio Calabria che naturalmente stanno spingendo, ci sono gli idonei di Catanzaro, ci sono graduatorie ancora aperte. E questo che fa succedere? Fa succedere che mancanza di uno, salvazione di un'altra. Dopo 30 anni di servizio presso l'ospedale civile dell'Annunziata, con una riqualificazione fatta con i nostri soldi, non è normale buttarmi fuori. Ma hanno investito anche loro su di voi comunque? Allora, le risorse, come risorsa umana sicuramente, quindi voglio dire, questo dovrebbero tenerlo presente, non solo per il semplice fatto che 80 famiglie sono comunque per strada. Ognuno di noi ha famiglia, impegni sociali, economici da sostenere, perché come tutti, purtroppo. E noi ci troviamo nell'indifferenza totale. Abbiamo avuto la solidarietà di tantissime persone. Quello che noi cerchiamo è che qualcuno trovi il modo di sistemare questa situazione, perché è indecorosa per tutti, a maggior ragione per loro, perché loro stessi hanno creato questa situazione. L'azienda sanitaria si deve assumere la responsabilità. E noi non ci fermeremo qui, perché questo è solo ed esclusivamente l'inizio. Ma avete parlato con qualcuno? Noi abbiamo parlato con tutti. L'assicurazione in merito? Purtroppo se ieri pomeriggio a noi ci è arrivata da Cotticelli la conferma che non firmerà nessuna proroga, probabilmente l'assicurazione non ne abbiamo. Quindi l'azienda sanitaria ha le mani legate? L'azienda sanitaria ha le mani legate anche per colpa di un decreto Calabria che ferma tutto, che blocca completamente tutto. Le stazioni non appaltanti, il blocco delle assunzioni, cioè blocca completamente tutto. Cotticelli potrebbe anche prendersi e assumersi le responsabilità di fare determinate cose. Lui cerca sempre qualcuno che lo possa aiutare o lo possa spingere a prendere queste decisioni. Non capisco come un commissario ad acta con funzioni attuative non si assuma la responsabilità di dire questo sì e questo no. Si è assunta la responsabilità di dire che 80 famiglie possono essere lasciate per strada. Perché state protestando anche voi qui giù? Allora, noi nasciamo come gruppo Facebook Mala Sanità. Nasciamo nel momento in cui comunque è successo l'ultimo caso nel pronto soccorso e ci sentiamo molto vicini a questa cosa perché conoscevamo in ogni caso la signora. Ci stiamo unendo alla protesta di questi ragazzi, signori, perché comunque 92 persone in meno, che comunque se ne siano presi altri 25 e alla fine nel tempo vengano presi altri, non ci sembra giusto. Nel 2001 comunque è stata fatta quella proposta di fare il corso di OSS, poi è stato fatto nel 2006 con la promessa di internalizzare questi ragazzi. Si era promesso che di anno in anno si sarebbero comunque presi questi posti, roba che comunque non è mai successa. Siamo arrivati nel 2019. Nel 2019 ci ritroviamo
e alziamo le mani con 25 persone di Reggio prese da una graduatoria e di ex concorso. Ste famiglie che fine faranno? Noi come gruppo Malasanità appoggiamo questi ragazzi.